Giro d'Italia 2019 a Como. Il Consiglio Comunale ieri sera ha approvato la variazione di bilancio di 260.000 euro per portare la Corsa Rosa in città. Contrari tre consiglieri della lista Rapinese Sindaco, sistemiamo prima le strutture sportive della città invece di dare spazio a grandi manifestazioni, dice il consigliere Alessandro Rapinese. Abbiamo bisogno di impianti e non di eventi. L'approvazione del Consiglio è di fatto l'atto che mancava per sancire l'accordo definitivo con RCS Sport, la società che cura il giro oltre a Lombardia. È un risultato di tutti e soprattutto della città. Da oggi si inizia a lavorare a questa grandissima manifestazione sportiva, spiega l'assessore allo sport Marco Galli. Un gesto coraggioso dopo 32 anni di silenzio rispetto alla presenza di una grandissima manifestazione a tappe come il Giro d'Italia. A breve gli organizzatori di RCS invieranno una delegazione a Como per un sopralluogo tecnico, dice ancora Galli. Poi sarà costituito un comitato dedicato all'organizzazione dell'evento e a monitorare il giro stesso, conclude l'assessore. Il costo della tappa è di 200.000 euro più IVA, il resto sono spese relative all'organizzazione che saranno quantificabili soltanto dopo il sopralluogo in città, spiega infine Galli. Conferme anche su quella che dovrebbe essere la tappa, anche se l'ufficialità arriverà il prossimo 31 ottobre alla presentazione dell'evento a Milano. Domenica 26 maggio la tappa di arrivo a Como. La frazione dovrebbe partire da Ivrea per terminare in città, comprendendo parte del finale del Lombardia stesso. L'ultima volta di un arrivo del Giro d'Italia a Como risale al giugno del 1987.